Se non c'è Buddha in vita e morte, allora non c'è illusione. Perché? Qui forse perché Dogen vuole dire, attenzione, che anche Buddha può diventare una fonte di attaccamento e anche Buddha può diventare da medicina veleno. In greco pharmakon significa entrambe le cose. Farmaco, la nostra parola italiana, è in genere sinonimo di medicina. Ma farmaco in greco è sia la medicina sia il veleno. Infatti molte medicine hanno lo stesso principio che, come dire, combattono, preso in certe dosi fa bene, in eccesso genera malattia. Anche il Buddha è così, e lo dice Dogen. Attenzione, perché se vi aggrappate al Buddha, se lo fate diventare un assoluto, questa che dovrebbe essere la vera medicina, la grande salute, diventa invece la grande malattia. Perché la vera scoperta è che la guarigione è da sempre e per sempre, la malattia è temporanea. Se voi invece vi attaccate al farmaco e non vi sapete liberare, ma non riuscite a sentire che siete da sempre, in un certo senso, guariti, allora attaccandovi al farmaco è come se rimaneste sempre malati. E anche qui lo potremmo vedere in sintonia o in vicinanza con la dipartita, diciamo, di Gesù, che non si fa abbracciare, trattenere dalla Maddalena. È bene che io me ne vada, se no non viene il consolatore, dice. Cioè, non dovete attaccarvi a me in modo tale da non riuscire a sentire che il soffio soffia, lo spirito soffia sempre e ovunque. Non dovete pensare che solo là dove c'è il Buddha allora c'è salvezza, che là solo dove c'è la figura tangibile, afferrabile, e spesso afferrabile diventa anche manipolabile, di Gesù c'è verità e vita. Perché la salvezza, la salute, salus in latino ha questo doppio significato, è salvezza del salute del corpo e salvezza della totalità integrale della persona, c'è al di qua, al di là, intorno a ogni figura che la manifesta, che ci aiuta, che è fondamentale perché ci aiuta a mostrarci, a indicarci questa dimensione di salvezza, ma che non deve diventare paradossalmente un ostacolo per quella salvezza. E molto spesso invece questo succede, che proprio le figure, i testi, le parole che salvano vengono impugnati o vengono manipolati, utilizzati per occludere il processo di salvezza e di guarigione. Diventano paraocchi invece che ciò che libera lo sguardo. Diventano maschere asfittiche invece da liberare il nostro respiro. Allora, in questo senso è molto educativo, anche è formativo leggere Dogen, perché rompe costantemente con ogni nostra richiesta di comodità. Perché è comodo avere il versetto, il testo, l'aneddoto da citare che vada bene in ogni occasione. È molto confortevole, ma non funziona così. Dogen dice: attenzione, perché se voi semplicemente citate i detti dei maestri così come sono stati detti, ne perdete la carica vitale ed eversiva. Perché una stessa cosa ripetuta già rischia di diventare non più nuova. Allora dovete anche osare dire il contrario per liberare la stessa energia. Ecco Gesù che dice: sì, è stato detto, ma io vi dico. Non perché sia un bastian contrario che vuole affermare la propria individualità soggettiva ed essere lui l'unico depositario contro la tradizione, ma per dire: attenzione, che altrimenti questa tradizione di cui siamo eredi e partecipi diventa sterile, finisce per non produrre più linfa vitale. Questo è ciò che affermarono i maestri Zen, Kassan e Jozan. Se volete distacco da vita e morte, dovrete chiarire i loro detti. Vita e morte non sono che la realtà stessa.
Non c'è altra vita e morte al di fuori di questa. Poiché vita e morte sono la realtà, in esse non vi possono essere illusione o attaccamento. Ecco, anche qui la questione continua a svilupparsi, il testo di Dogen continua a essere elaborato intorno a questa sorta di endia, cioè una espressione che si dà en dia due, uno attraverso due. Shoji sono due che però dicono un'unica cosa. Non è che c'è la vita che è bella, è buona, va curata, e la morte che è cattiva, che fa paura, che va evitata. Ma è questo implesso, è questa dimensione di vita e morte che noi in italiano dobbiamo appunto separare o con un trattino o con una E, e che in giapponese invece mantiene di più questa duplicità nell'unità, o questa unità nella duplicità. Ma se ascoltiamo il senso della E tra vita e morte in un modo diverso che quello di una semplice congiunzione che separa, ma una congiunzione che tiene insieme, allora possiamo anche noi avvertire questa intensità della dimensione. La realtà è tutta shoji, è tutta vita e morte. Non c'è dualità, da una parte ciò a cui vorremmo aggrapparci e dall'altra ciò che vorremmo invece abbandonare, lasciare o gettare. Quando noi ci rendiamo conto di questo, allora ci rendiamo conto che non c'è appunto un nirvana, un'estinzione del dolore, della sofferenza, delle angosce futuro, che forse casomai un giorno verrà, ma cambia totalmente la prospettiva che ci colloca nel qui e nell'ora. Questo è anche un po' il discorso che emerge dalle parole di Dogen. Non dobbiamo pensare al Buddha, qui Buddha non è semplicemente la figura storica, ma è il simbolo della buddhità, dell'illuminazione che è onnipervasiva, ma proprio perché è onnipervasiva non deve essere delegata ad un futuro o ad un altrove. Non è che dobbiamo aspettare che cambino le cose, ma dobbiamo riuscire a mutare il nostro modo di vedere quelle stesse cose che tutti i giorni abbiamo intorno a noi, di fronte a noi. È una conversione dello sguardo, è una metamorfosi del nostro modo di vivere che poi ha però anche effetti trasformativi sul reale. Perché non è che allora semplicemente noi non facciamo niente e proviamo a ingannarci dicendo che allora va tutto bene. No, ma riuscendo a trasformare lo sguardo e a vedere anche il nemico più acerrimo come il nostro fratello, anche il dolore più forte come espressione di una manifestazione, di un evento di essere, direbbe la tradizione occidentale, o di illuminazione, allora anche riusciamo a comportarci, ad agire, a trasformare la realtà. La trasformiamo però in modo più efficace perché non saremo più noi come soggetti a volerla trasformare, ma saremo, per così dire, luoghi, strumenti di una trasformazione che si farà. Cioè questa traslazione da una soggettivazione del cambiamento ad una depersonalizzazione, quella che Simone Weil chiama la decreazione. Decreare non significa distruggere, ma significa lasciarsi attraversare, farsi luogo ricettivo di qualcosa che ci attraversa e non siamo più noi a voler essere protagonisti, nuovi creatori, nuovi tecnocrati o tecnologi che volontaristicamente cambiano le cose, ma guardando in maniera diversa le cose, e questo guardare ovviamente è un guardare che coinvolge la totalità, non è solo un guardare oculare, percepire, sentire, compartecipare in modo diverso alle cose, esserne parte in modo diverso, significa anche trasformarle. Ma questa trasformazione accade, ecco, noi diremmo per grazia, ma accade
Perché c'è qualcosa che comunque si trasforma, c'è qualcosa che passa, c'è uno spirito che soffre e che trasforma le cose. Non è più appunto una volontà singola che decide a un certo punto, ma si trova parte di una trasformazione che è stata innescata proprio dalla conversione dello sguardo. Tentare di trovare il Buddha fuori del mondo di vita e morte è come puntare il carro verso nord per andare a sud, o cercare l'orsa maggiore nel cielo del nord volgendosi a sud. Così facendo smarrirete la via della liberazione. Accettate vita e morte come nirvana. Non odiate né l'una né l'altra e non cercate il nirvana. Solo allora potete essere veramente distaccati da vita e morte. E questo è estremamente rivoluzionario. In una tradizione che ha utilizzato come simbolo il nirvana, nirvana in sanscrito significa estinzione, sgonfiamento, l'uscita, diciamo, da quella condizione di sofferenza data dal riprodursi continuo di brame, di attaccamenti, di seti di ogni genere, non solo fisiche, concrete, non sono solo le brame del possesso, ma anche intellettuali. Il nirvana è l'estinzione anche di ogni desiderio di possedere l'illuminazione. All'interno di una tradizione che usa il nirvana come simbolo di questo, dire che non bisogna cercare il nirvana è veramente qualcosa di dirompente. Ma è sempre inscritto in questa logica per cui voler desiderare in modo assoluto qualcosa significa farlo diventare un oggetto di possesso, un oggetto di dominio, di controllo e diventare incapaci di respirare in un certo senso, cioè di lasciarsi attraversare da questo movimento continuo che è il vivere e il morire. E in questo modo, cioè mollando la presa, distaccandosi dall'obiettivo, dallo scopo di raggiungere, di possedere il nirvana, che allora il nirvana accade, che allora ci si scopre di essere il nirvana. Non è più qualcosa là fuori di noi che dobbiamo in qualche modo raggiungere, ma è qualcosa che improvvisamente emerge da dentro, irrompe da dentro. E in questo senso ci distacchiamo da vita e morte, non perché diventiamo indifferenti a quello che accade, ma perché non siamo più angosciati da questo perdere i pezzi per strada, da questo non dominare la situazione. È un errore pensare che la vita si trasformi in morte. La vita è assoluta esistenza con un suo proprio tempo e già possiede un passato e un futuro. Perciò nella legge del Buddha la vita è detta non nata. La cessazione della vita, la morte, è essa pure assoluta esistenza, è in sé, non è in rapporto ad altro da sé. Non dobbiamo vedere la morte solo come l'esito malaugurato del processo del vivere, ma la morte è in se stessa tutta esperienza di illuminazione, come la vita, ogni istante di vita è in se stesso tutto esperienza di illuminazione. La cessazione della vita è essa pura assoluta esistenza con un suo proprio tempo e possiede un passato e un futuro. C'è un passato della morte e un futuro della morte, che anche questo è una contraddizione in termini. Se noi intendiamo la morte come momento puntuale o come estinzione per chi muore di ogni passato e di ogni futuro. Perché da un certo punto di vista la morte è questo. Il non più passato e non più futuro, a differenza della vita che invece è sempre costantemente tesa e anche lacerata tra la proiezione del passato e l'attesa del futuro. Invece qui Dogen cerca anche qui di scardinare la nostra visione abituale di questa scansione che vede una vita prolungarsi nel tempo e a un certo punto arrestarsi. Invece ci sono delle dimensioni che pur essendo relazionate sono intenzionalmente